cominciamo da questa prima grande emozione da allenatore, dopo averla carezzata l'anno scorso, quest'anno finalmente è arrivato. Eh sì, con un anno di ritardo, perché l'avremmo meritata anche l'anno scorso. Siamo contenti perché abbiamo fatto qualcosa di bello, di straordinario, non era facile e ci siamo riusciti. Volevo chiederti qual è stato il punto di svolta di questa stagione. Ma il punto di svolta è stato iniziale quando abbiamo incominciato a credere in un progetto ben preciso. I ragazzi sono un gruppo di ragazzi fantastici che hanno sempre dato tutto. Certamente il momento più importante è stata la voglia di ripartire da quel momento buio. Il gesto tecnico che ti ha colpito di più in questo campionato? Non lo so, io provo immensa soddisfazione quando vedo segnare certi gol provati in allenamento. Quella credo che sia la più grande soddisfazione che un allenatore possa avere. Le tre che sono andate in A sono quelle che l'hanno meritato maggiormente? Questo non lo so, noi certamente l'abbiamo meritata sul campo, probabilmente l'avrebbe meritata anche il Trapani perché ha fatto un grandissimo campionato, però alla fine in una finale ci sono i vinti e i vincitori e fortunatamente i vincitori siamo stati noi. Volevo chiudere così questa parentesi, una bella chiacchierata, poi avremo modo di rifarne qualche altra, però il presidente dice: ma è sicuro che resti Odd? Scherzava? Il contratto ce l'ho, quindi mi dovrebbe esonerare per mandarmi via. Sul discorso del prossimo anno ha detto sì, in effetti come dice lui c'è la possibilità, c'è l'intenzione di mantenere l'ossatura, anche se non bisogna farsi prendere un po' dall'ansia di fare per forza acquisti in questo momento. No, ma io credo che questa squadra non abbia bisogno di tantissimo, a patto che tenga gli uomini migliori, quelli che ti hanno consentito di arrivare in questa categoria. Quindi io personalmente, per l'esperienza che ho comunque da calciatore in Serie A, non puoi pensare che in Serie A tu possa costruire qualcosa da zero, perché non avresti nessuna possibilità. Quindi il nucleo di questa squadra deve rimanere per fare le cose bene. Ci saluta gli utenti di Forza Pescara? Saluto tutti quanti, un abbraccio a tutti.